Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo col parlare nuovamente dei nostri amici a quattro zampe, ma questo semplicemente per dare un annuncio che settimana prossima verrà sicuramente più approfondito in questa occasione dei video, che il giovedì 23 ci sarà una assemblea aperta a tutti, un momento di informazione verso i proprietari dei nostri amici a quattro zampe sugli avvelenamenti dei cani. Era una promessa che c'era eravamo appunto segnati da mantenere con la riunione che abbiamo fatto nel mese di settembre e adesso la mettiamo in atto. Mi sento di segnalare anche in base alla recente cronaca degli ultimi giorni di prestare massima attenzione alle truffe presenti sul nostro territorio, soprattutto alle persone anziane, di evitare di aprire agli sconosciuti, a finti addetti dell'acquedotto. Se ci dovessero essere problemi all'acqua pubblica nelle nostre case, sappiate che come primo cittadino e rappresentante dell'ente sarei il primo ad annunciare possibili problematiche. Quindi all'interno della nostra acqua non c'è cloro, non c'è mercurio, state pur tranquilli, quindi se dovessero arrivati a farsi addetti che dicono cose di questo genere, non aprite, piuttosto chiamate i carabinieri o la polizia locale per segnalare la presenza di questi malfattori. Per quanto riguarda la questione dei cantieri e settori lavori pubblici, lungo le vie del nostro paese sono molto ben evidenti le ferite create dal taglio per la fibra ottica. In questo periodo stanno facendo gli stessi tagli nel mese di Bergoro. Le chiusure col cemento non sono chiusure definitive, ma sono provvisorie. Settimana scorsa ho mandato una PEC all'azienda che sta eseguendo i lavori per chiedere il ripristino delle strade con l'asfalto, perché stanno diventando davvero molto pericolose. Per una questione di sicurezza, per una questione di decoro, pretendiamo e chiediamo che i lavori vengano fatti nel migliore dei modi e continuerò a essere pressante con queste aziende fino a che non verranno sistemate completamente le strade. Passiamo agli eventi della settimana. E sabato è il giorno di San Martino, che è copatrono del nostro paese, e per quell'occasione la Procloco organizza visite accompagnate alla Cappella di San Martino in Piazza Matteotti, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 con momenti di preghiera e la benedizione del pane. Sabato 11 e domenica 12 invece prosegue all'interno della Sala Camino del Castello Visconteo la mostra dedicata all'Armir, 100.000 gavette di ghiaccio, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Procloco, e Ana. Sempre sabato dalle ore 17 alle ore 20 presso lo spazio Optimum di via Patrioti propone la collettiva dal titolo Riflessi. Sabato alle ore 18 nell'aula pluriuso della biblioteca comunale per la rassegna caffè con l'autore ci sarà Samuele Zaccaro che propone il libro Storia del comune di Cairate e dei suoi sindaci dal 1869 al 2022. Sarà per raccontare anche un momento della storia condivisa tra il comune di Fagnano e il comune di Cairate. Domenica dalle ore 12 alle ore 17 presso Calipolis l'associazione Calimali propone la castagnata d'autunno, mercatino agricolo e intrattenimento per bambini e castagne e ben brulè presso appunto l'approdo Calipolis. Sempre domenica, ma questo è più un evento sovracomunale che però andrà a concludersi nel nostro comune e proprio nella zona dei Calimali, quindi a Calipolis, ci sarà la Marcia della Pace organizzata da Ampi della Vallelona e inizierà alle ore 14.30 da Olgiate in via Esonzo, incrocio la ciclabile della Vallelona. Il titolo della marcia, a cui invito tutti a partecipare, è Torniamo Umani. È una marcia per la pace, quindi la pace è uno dei sentimenti più alti che ci deve accomunare in questi momenti pesanti della vita e quindi sarebbe interessante e importante partecipare tutti. L'ultimo appuntamento che mi sento di segnalare invece è per martedì 14 nell'aula Bagna Benvenuto Piazza delle scuole medie Enrico Fermi, la prima serata degli incontri del titolo Genitori istruzioni per l'uso. Ci sarà il pedagogista Andrea Prandin ed è obbligatoria la prenotazione per partecipare alla serata. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.